Oggi con me c'è Domiziano Cristoforo, che adesso faccio entrare. E, vi voglio ricordare che streamo lunedì e giovedì alle 12.30 e martedì e venerdì alle 18. Oggi con Domiziano parleremo, anzi adesso lo faccio entrare, e buongiorno Giorgio, e così spiego anche lui, perché questa live l'abbiamo un po' improvvisata. Buongiorno Domiziano, come stai? Buongiorno a tutti, tutto bene, grazie. Io comincerei con quanti gradi ci sono da te? Sta bene. Sì, una trentina, dai, in media più o meno. Posso dire più o meno dove sei o è troppo violazione della privacy? Così per... A Gran Canaria. A Gran Canaria, ecco, per cui potete iniziare a invidiarlo. Come stai? Tutto bene, immagino. Benissimo, benissimo. Intanto faccio due chiacchiere, poi ti dico come pensavo di impostare un po' la live. Tu ti consideri uno che lavora sempre, ma che è anche sempre in vacanza alla fine? Io ti vedo così. Io mi considero uno che lavora sempre in vacanza. Più o meno sì, quello che, cioè nel senso Sì. che ci tiene comunque alla qualità della tua vita, cioè, a parte che penso che il tuo lavoro in realtà renda qualitativamente più bella la tua vita, però oltre a quello c'è anche il rendere la propria vita. Quindi io ti invidio e mi sento un po' quell'animale che è caduto nella trappola invece di quello che la trappola l'ha schivata. Non so se... A volte avevo fatto un post proprio su questo argomento, però perché è una cosa un po' generale, no? È dai tempi un po' del Covid che si sente dire sempre: ah, beato te che stai lì, beato te. Io almeno lo proietto su di me, però questo vale chiaramente per molte persone, no? Cioè, che fortuna che hai, che fai quello che fai, eccetera, eccetera. Alla fine non è fortuna, perché se sto facendo delle cose e mi trovo in determinati posti è perché ho lavorato, ho Sì, fatto ma dei... infatti io intendevo, io ho detto, Sì, ho usato furbizia, non fortuna. no, non è riferito strettamente a quello che ho detto, però appunto, sai, il discorso sembra sempre un po' una fortuna. Stare qui a me ha cambiato effettivamente la vita in meglio, però l'avrebbe cambiato anche stare altrove. Io prima di venire qui sono stato in Kosovo molti anni e non è proprio la stessa cosa delle Canarie il Kosovo, politicamente, economicamente, eccetera. Però io mi sono sempre sentito bene al di fuori Perfetto. dell'Italia, quindi diciamo che ho fatto un po' di tutto per coronare il sogno di andare a vivere fuori dall'Italia, dove mi sento più a casa in realtà. Io in Italia a casa non mi ci sento Sì, più. ma infatti io ti invidio, ma so che è colpa mia se sono ancora qua, Sì, quindi sicuramente sì. sicuramente sì, esatto. Ma infatti io cerco la felicità nel po nei pochi spazi di libertà che mi hanno concesso in questa triste società. E uno di questi spazi di libertà, fortunatamente, è non aprite questo blog, dove mi sento sempre di più di poter fare quello che mi pare. Quasi, perché c'è la censura. Quasi sì, perché non possiamo dire certe parole, spiegava Domiziano, perché lui non è avvezzo a Twitch, anche se appunto prima parlavamo delle censure sui social, su Facebook. E comunque oggi volevo fare due chiacchiere così, un po' voglio sapere un po' come sta andando il tuo processo di lavoro artistico, visto che so che non so se è definitivo, ma per un po' con i film hai messo uno stop, quindi quello mi interessa tantissimo. Ho anche visto questo spettacolo, che penso sia solo uno delle tante cose che hai fatto, di 20 minuti, quindi magari è anche un estratto, non so quanto dura. E quindi voglio parlare di questo, però voglio parlare anche del più e del meno con te, perché sei una persona molto interessante, mi piace parlare con te di questi argomenti. E penso che poi il cinema sia sempre un pretesto per parlare di queste cose, cioè di come viviamo, eccetera, e viceversa, cioè come viviamo influisce nel cinema. Molti dicono, e io sono abbastanza contrario, che i film influenzano negativamente. Io invece penso che i film siano in realtà il risultato di un comportamento che già esiste, cioè
che si riflette poi nel cinema, cioè arriva molto dopo, no? Tu come la vedi? Cioè fanno male i film negativi? Guarda, nel mio primissimo film, che è House of Flash Money, che c'era Giovanni Lombardo Radice, che dice una frase alla figlia, perché si parlava di una performance che all'epoca, anche Flash Money, che si è ispirato a fatti reali, quasi tutti i miei film sono ispirati a fatti reali, quindi già per esempio i miei film violenti nascono dalla realtà violenta, quindi e non il contrario. Giovanni dice, commentando appunto una opera d'arte violenta, il cinema si ispira alla vita reale, mentre la vita reale si ispira alla televisione. Quindi praticamente già parliamo di più di 10 anni fa, era abbastanza radicato in me questo concetto, dove appunto l'arte copia la vita in realtà, ma la vita addirittura copia la televisione, cioè la vita copia neanche se stessa, ma la bassa lega dei comportamenti umani spettacolarizzati nel modo peggiore, no? Cioè il volersi mostrare a tutti i costi, il voler emergere senza talento e tutte queste robe qua. Cioè, quello sono io. Beh, ormai, e all'epoca ti parlo di più di quando è stato scritto Flash Money, che si credo 15 anni fa, non è che c'erano tutti questi talent o Grandi Fratelli o Instagram. Forse c'era il primo Grande Fratello, no? Dove uno sconosciuto diventava famoso in poco tempo. Se c'era già, perché non è che seguivo, però diciamo che ecco, non era come adesso. All'epoca si parlava più di calciatori e veline come modello di vita, sì, adesso sì. Siamo diventati tutti attori porno, tutti modelli, tutti tronisti, adesso ecco siamo diventati tronisti. Sì, no, è una cosa che comprendo, è interessante, perché poi ci sono delle domande dopo che avevo pensato e che lo riguardano. Guarda, poi... che comunque se qualcuno si ispira a qualche film per fare qualcosa, in realtà aveva già il suo germe dentro, però normalmente i film, cioè, raccontano fatti che nella vita accadono già, cioè un film in genere non è un precursore. Se il film avesse il potere, se un film avesse il potere di cambiare la società sarebbe già diversa grazie a tutti i capolavori, opere d'arte, certo, istruttive che vengono messe fuori. Pensa all'America, l'America è il paese più conservatore, dove addirittura bannano le canzoni dalle radio se sono troppo tristi, per non indurre al suicidio, no? La gente si ammazza lo stesso, quindi non è colpa della canzone. E con tutti questi film inclusivi, istruttivi che stanno facendo adesso, distruttivi in realtà, sì. Eppure in America continuano a starci le stragi nelle scuole, continuano a votare Trump, continuano a essere razzisti, quindi alla fine tutta questa educazione attraverso il cinema, l'arte, la televisione e la musica non arriva, perché purtroppo un film non ha il potere di cambiare il mondo, quindi se non lo fa nel bene non lo fa tantomeno nel male. Certo, mi viene anche... cioè io sono anche un po' stronzo in questo, cioè penso... che si abbia la presunzione, la presunzione di voler dire ok, noi siamo un paese che adesso lavorerà per evitare che ci siano troppi suicidi, cioè il suicidio è anche un'espressione del genere umano, nel senso, cioè è una delle tante cose terribili che fa parte del nostro, non è che lo sto favorendo, però non penso che sia una colpa sempre comunque della società, cioè a volte è anche una problematica mentale. Beh, nel nord Europa per esempio, adesso non mi ricordo se è la Norvegia o credo che sia la Norvegia, che manda qui, pensa, lo Stato manda i dipendenti statali tot mesi all'anno qui a Gran Canaria, no, perché lì non hanno appunto il sole, praticamente una stagione calda, quindi per evitare appunto depressione. E come ha fatto a sopravvivere fino ad oggi, dico io? Che? No, dico, come hanno fatto a essere un popolo sviluppato se prima non avevano il sole comunque, cioè... No, evidentemente sì, c'era un tasso di suicidi molto alto, comunque molta gente che poteva scappava altrove. Io in Abruzzo per esempio girai un film in un piccolo paesino
e scoprì che praticamente quasi la metà di quella zona, tutti i vecchi paesini, tutte le vecchie stalle, eccetera, erano state comprate, ristrutturate da norvegesi e svedesi che ne facevano zona di fuga praticamente. Sì, sì. Quindi diciamo ci sono questi esodi, ci sono sempre stati, però appunto questo te lo facevo come esempio perché lì, come magari in Giappone, ci sta un alto tasso di suicidi dovuto magari in Giappone più discorso culturale, cioè culturale nel senso sociale, lì è un motivo più ambientale perché vivi comunque in uno stato di cupezza, di freddo quasi perenne, quindi gli animi più sensibili ne risentono, no? Quindi sì, il suicidio chiaramente può essere causato dalla depressione, può essere causato da tantissime cose, però ecco, non è la musica che lo riesce purtroppo a alleviare, tantomeno un film. Io ripeto, se un film avesse il potere di cambiare il mondo, fino a oggi abbiamo avuto centinaia di film in grado di farlo e non l'hanno fatto. La gente vede un film meraviglioso e il giorno dopo è stronzo lo stesso come era. Sì, 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 sono d'accordo su questo. Non riesce proprio a... Cioè, sì. Vede dei valori anche in alcuni casi belli, e però non li assorbe. No, esatto, quindi non capisco perché se uno vede un serial killer poi dovrebbe iniziare a ammazzare tutti. Cioè, che è, è molto più facile fare del bene che ammazzare qualcuno, quindi non capisco la logica per cui fare del bene, non ci deve, però fare del male da domani divento serial killer. Bisogna di 13. Sei d'accordo che è il solito capro espiatorio per spostare le responsabilità, no? Cioè, claro. Io vedo tipo... A scuola succede un casino, è colpa di quello che ha fatto vedere il film horror ai bambini. Cioè... È colpa di Terrifier 2. Esatto. Che poi in realtà tu che sei un vecchio lupo di mare nel mondo del cinema, soprattutto indipendente, mi potrai confermare che queste sono, nella maggior parte dei casi, cazzate scritte a tavolino per far vendere i film o far parlare dei film. Cioè, nel senso che... Sì, non le trovo molto probabili, perché poi se tu vai a leggere quegli articoli non c'è il nome della maestra, non c'è il nome della scuola, non c'è niente di giornalistico, capito? Che, è abbastanza probabile perché mi sembra anche di recente, non so, è successa un'altra cosa con un altro film che però non era chiaramente Terrifier 2, però ecco, mi sembra abbastanza difficile che un insegnante vada a proiettare una cosa che non abbia visto. Non lo facevano ai tempi miei, cioè io mi ricordo ai tempi miei, perché vabbè, comunque ai tempi miei. Perché voi non lo sapete, ma Domiziano è vecchio, anche se non sembra, anche se non sembra fisicamente, sta bene. Però io mi ricordo di Francesco di Liliana Cavani, che venne proiettato, non era a scuola, era nella parrocchia, perché per qualche strano motivo ero obbligato ad andare in parrocchia, e parliamo, forse avevo 10 anni, che era roba di comunione, cresima, quelle robe lì, e c'era questo film con Mickey Rourke, no? Francesco di Liliana Cavani, che fu proiettato in questa parrocchia per i bambini perché si parlava di San Francesco. Chiaramente, ecco, lì forse non so se i preti avessero effettivamente visto il film, perché la Cavani non è che ha un approccio didattico, documentaristico, e poi c'è quella famosa scena lì del nudo nella neve, che insomma, diciamo, si sollevò un polverone di polemiche perché si era visto il culo di Mickey Rourke Anche se pure Gesù non è che sia molto vestito io farei notare che Gesù è un attimino inchiodato, torturato. ma torturato va bene, e le chiappe, lo so, io quello che dico sempre, visto che parliamo un po' di film, di vita, di cavolate, allora, quello che ho sempre detto, adesso in Italia la censura non c'è più nel senso, non esiste più la commissione censura, e onestamente non mi sono interessato. Che è da poco che l'hanno tolta in realtà, no? È due anni, qualcosa del genere. Da pochissimo, io onestamente non mi sono più... Cioè, non me ne sono mai interessato più di tanto, se non quando sono stato obbligato a fare, purtroppo, come si dice, a interagirci, perché ho sempre evitato le istituzioni, tutto quello che è istituzionale, tutto quello che è burocratico. E per alcuni film sono stato obbligato a fare il visto censura, per esempio per Poe, per la serie di Poe, perché doveva uscire al cinema.
oltre che ci siamo beccati il divieto ai 18 anni, che fece molto discutere, perché il film effettivamente è forse uno dei film che presento io che ha in assoluto meno sangue e meno violenza, proprio in assoluto, però si beccò il divieto 18 più di altri film che uscivano, cioè penso che Candyman non abbia avuto. Ci sarà qualche nudo sicuramente. No, assolutamente, no. Non c'era nudo, non c'era... Allora... Ma non è che la commissione censura l'hanno chiusa perché hanno detto, ma guarda che Domiziano sta alle Canarie, cioè non è... non serve più avercela. Infatti, no, calcola che la commissione censura è composta da un tot numero di persone, credo 8, era... ognuno rappresentante di una categoria, tipo cioè, ci deve essere un religioso, ci deve essere un rappresentante delle famiglie. Come le barzellette anche, no? Esatto, quindi c'è un prete, un rappresentante delle famiglie, un moralista, che si incontrano per vedere un film. Questa è, e alla fine, e non è sempre la stessa gente, chiaramente, ci sono dei turni. Quindi a volte becchi quelli più tolleranti, altre volte becchi quelli che quel giorno gli gira male e decidono che appunto il film su Poe è troppo disturbante per un pubblico giovane, per le atmosfere, la motivazione era per le atmosfere. Beh, ti sei sentito lusingato almeno, perché vuol dire che funzionano. Ma le atmosfere che dove praticamente che si annulla, adesso non ricordo le parole esatte, comunque se uno vuole cercare, vuole googlare, si trovano. Questa continua oscillazione fra realtà e allucinazione, no? Cioè praticamente tu mi stai vietando Poe ai minori per i motivi per cui Edgar Allan Poe si studia nelle scuole, cioè proprio per la sua caratteristica letteraria di sconfinare fra realtà e allucinazione, cioè certo. Un film dove non c'è appunto nudo, dove non c'è niente, non solo, già all'epoca Poe mi sembra che era del 2011. Non so se qualcuno dei presenti lo ha visto o se tu lo hai visto, parliamo del Poe numero uno. C'era all'interno di questo Poe che era episodi un segmento che è uno dei più belli, fatto da Paolo Gaudio, quindi per chi conosce Paolo Gaudio, il regista di Fantasticherie, di Un passeggiatore solitario, Paolo Gaudio è il Tim Burton italiano, mettiamola così, cioè lavora con la stop motion a livelli spettacolare, insomma, un artista veramente di grandissimo livello. E quindi questo Il gatto nero, fatto da Paolo Gaudio, era praticamente una stop motion, anzi una clay motion, come vuole dire lui, fatto con la plastilina, e noi abbiamo dovuto fare la dichiarazione di la dichiarazione scritta che gli animali nel film non avessero subito violenza. E io stavo lì a spiegare, è finto, sì che sia finto, no, però lo deve fare. Io ho detto, sì, ma non è che è finto, nel senso, è proprio di plastilina, cioè è una scultura il gatto. Ma tu potresti aver fatto male a questa scultura, quindi voglio sapere se... La scultura è stata maltrattata. Come ti risponderebbero su Facebook, potrebbe però essere vero in un'altra situazione, quindi tu devi... In un altro mondo esatto. Parallelo. È lì che mi nacque questa riflessione, cioè... Io ti devo stare a dichiarare, a dimostrare, a prendermi la responsabilità firmata che quel gatto di plastilina, che tra l'altro è fumettoso, cioè non è neanche iperrealistico, è proprio un pupazzo come lo vedresti in un film di Burton praticamente, io ti devo stare a dimostrare che quel gatto non ha subito nessuna violenza, ma che nel film ci sono altri 20 umani che muoiono torturati, non te ne frega un cazzo, cioè io di quello non ti devo dimostrare niente. Sì, ma è assurdo tutto questo. Se quelli li ho ammazzati tutti, sti cazzi, cioè però l'importante è che il gatto finto non è stato toccato. Ma assurdo. E anche lì, facciamo che non è un gatto finto, ma un gatto vero, che simuliamo la morte di questo gatto con degli effetti speciali, lì devi fare appunto questa pratica di dichiarazione che appunto, come successe, diciamo, non è andata proprio così, come è successo a Fulci nella Lucertola dalla pelle di donna, invece finì in tribunale, no? Perché gli effetti di Carlo Rambaldi erano così realistici su questa vivisezione che finirono tutti in tribunale e lui dovette portare i pupazzi per far vedere... Le foto, tutto quanto. Sì, che erano così.
E gli sono arrivati in tribunale. Probabilmente il caro Lucio non sarebbe arrivato in tribunale se avesse fatto questa dichiarazione, che gli animali erano finti. Ma io lì pure dico, quindi io ammazzo il gatto, poi dico, faccio la dichiarazione che il gatto non ha subito nessuna violenza. Sì, basta quello. E siamo di nuovo lì. Cioè, è una presa per il culo continua. Sì. Però non è tanto questo, la presa per il culo, perché poi tu dici, fai il giorno che ti vanno a beccare, vogliono la prova che era finto e vabbè, la produci. Però, cioè, non si preoccupa nessuno se la persona ha subito effettivamente poi violenza o meno. Cioè, il discorso è, io nel film ho ricevuto più ban per i nudi nei miei film, per le scene di sesso o di autoerotismo nei miei film, che è una cosa che non ci prendiamo in giro, la fanno tutti, l'autoerotismo per esempio, chi dice di no mente, però non si può vedere nel cinema, non diciamo. Si può vedere, non si può dire, non si può, ma non ho preso per esempio gli stessi divieti, gli stessi ban, dove magari appunto una persona viene squartata o decapitata, quindi il messaggio sociale che può passare è che una donna la puoi decapitare, ma non la puoi scopare. Cioè, perché quello sì, l'altro no. Cioè, questa roba è socialmente pericolosa, perché si mandano dei messaggi allucinanti in realtà. E infatti siamo una società allucinante. Approfitto un attimo per salutare chi c'è in chat. Chiedo anche se mi dite se i volumi sono giusti, se devo alzare o abbassare qualcuno. E poi ti invito, Domiziano, a guardare la chat se vuoi rispondere a un paio di cose che hanno scritto. Che c'è un, allora, come c'è sai, come hai spiegato tu, io ho un'età e sono boomer. Ma tu, quindi... sì, ma tu fai un po' finta di essere boomer, ma non lo sai, no, così tanto. Realtà, quindi come si vede la chat? C'è una menu a sinistra che ho scritto chat, un balloon. Ah, ok, sì. Okay. E sul finale ci sono un paio di cose che sono penso più riferite a te. Intanto saluto Vittorio, Giorgio, Ray Casca, Waki, grazie per il feedback, Thomas Cellin e Andrina. Grazie di essere qua. Chiunque voglia scrivere delle domande per Domiziano, vi ricordo che Domiziano, la faccio in breve, è un regista, attore, performer, molto noto per i suoi film molto forti, estremi, indipendenti, autoprodotti. E se appunto l'avete già magari conosciuto nell'altra live, avete voglia di fargli delle domande, lui è qua. Intanto io ho le mie domande. A proposito di violenza, io ho letto un tuo post, non è il primo che facevi su questo argomento, ma mi interessa tantissimo perché tu appunto hai fatto per... Poi passiamo al discorso del perché non fai più film, ma non è che ci deve essere per forza un perché. No, ci possono essere tanti perché, però so già che inizi e mezz'ora per spiegare. Però hai fatto un post sulla violenza dei video dell'attentato, no? Ci sono queste persone che si... Io volevo delle delucidazioni, perché in realtà io sono una persona che detesta vedere video di uccisioni vere o anche di incidenti. Io mi volto da... Se c'è un incidente mi volto dall'altra parte. Un po' per pudore nei confronti della persona, perché se io fossi spappolato in mezzo alla strada... non vorrei che le persone mi guardassero come una bestia o come un qualcosa, come un freak, no? Un'attrazione da guardare. E un po' perché mi spaventa, mi spaventa in un modo che il cinema non è mai riuscito a spaventarmi. Quindi volevo chiederti a che cosa ti riferisci queste persone che vogliono accedere, vedere questi filmati e che relazioni hanno secondo te con l'ambiente del cinema estremo o comunque che insomma, gironzolano per questi ambienti. Allora, io innanzitutto non ho, cioè quello che vedo su Facebook è veramente poco, perché silenzio quasi tutti, quindi praticamente nella bacheca ci sto solo io. Però ogni tanto emerge qualcuno dalle tenebre che non sapevo di avere ancora fra gli amici o altro, perché sono in una fase in cui non mi interessa più il confronto, cioè il confronto come stiamo facendo noi è una cosa, il confronto quello senza fine, dove io la penso così, tu la pensi così, e le nostre visioni sono estremamente diverse, ecco, quello non mi interessa più, perché sono discussioni sterili,
senza futuro. Non era un post generico in realtà, non mi va di fare dei nomi perché non voglio fare pubblicità. Sì, no. Non è neanche importante, cioè è importante il problema, in secondo me. In realtà sarebbe di sì, perché noi comunque, ti devo dire che quando questa non è la prima volta che succede, e la prima volta si è tentato anche di denunciare il soggetto in questione. Mi puoi spiegare qual è l'atto in sé che andavi, diciamo, a così? Perché magari non capisco. C'è un personaggio nell'ambiente horror estremo, che ha dei suoi seguaci, quindi diciamo credo che nasceva come appassionato di horror, come critico, recensore, cioè è una di quelle tante persone che avevano una pagina dove postavano recensioni di film che aveva visto, magari anche molto rari, corredato di foto anche magari molto esplicite, e regalava anche volentieri link dove recuperare piratamente i film. Quindi è un personaggio che soprattutto grazie a quest'ultima pratica ha ottenuto una certa popolarità, perché come si sa, regalando i link dei film online si diventa sempre subito un guru e tutti amici. Questa persona poi che ha fatto, oltre ad avere una certa serie di precedenti penali, non parliamo di un italiano, un americano, sul quale se si indaga un pochino anche online ti escono facilmente precedenti penali per possesso di materiale illegale, tra cui anche pedopornografia, eccetera. Quindi non stiamo parlando di un personaggio proprio tanto da essere fieri di seguire. Io non sapevo neanche di... Ha cambiato vari profili Facebook, quindi non... e purtroppo è un mio fan. È un fan di House of Flash Mannequins, e io mi vergogno molto di avere questo tipo di persone fra quelli che apprezzano i miei film, perché sicuramente dei miei film, cioè di House of Flash Mannequins, probabilmente è uno di quelli che guarda solo il finale a ripetizione senza guardare tutta l'altra ora e venti che c'è prima. E quindi ha fatto una sorta di mixtape tempo fa, prendendo materiali di incidenti, di animali maltrattati, di bambini feriti. Ha fatto un mixtape che ha definito il film più malato del mondo. Ma non è un film, cioè è un film in un certo senso, ma non è un film poi alla fine. Non è un film, non è presente un montaggio, perché insomma, chi mi ha riferito di averlo visto, insomma, che si è sacrificato per la causa, io non mi sono interessato più di tanto, onestamente, se non disgustato, è praticamente ha preso filmati che sì, sono reperibili online, più legalmente, meno legalmente, però sono online, quindi tra virgolette di pubblico dominio, e li ha messi insieme. Allora, tu dici, i fan alla fine potrebbero comunque vedersi questa roba, ma sai, perché andarmi a cercare io 10 video di morti su 10 siti con tanta difficoltà? Quando c'è uno che me li mette già tutti insieme, io comodamente mi posso vedere questa roba. Ecco, quindi è diventato un mito. Addirittura questi voyeur, questi io li chiamo sciacalli, perché sono praticamente delle persone che godono nel vedere l'agonia delle persone, non possono che essere, anzi forse gli sciacalli non c'entrano niente, perché nella loro natura è mangiarsi i cadaveri, questi invece festeggiano sulla vita. Fanno anche un lavoro di ambientale notevole, esatto. I sciacalli. Quindi. E questi solo godono delle loro pulsioni morbose. E secondo te, ma immagino la risposta, che comunque c'è una parte di persone che segue il cinema indipendente. I fan estremo per questo era un sacco di gente fan che ha difeso questo lavoro dove, allora sai, se tu mi prendi questa roba, fare un film, no, su queste violenze, per esempio, è possibile, potrebbe essere per esempio un mondo movie, no? Però il processo per fare un mondo movie, facciamo che mi viene commissionato a me un lavoro di questo tipo, al momento non so se lo farei. Però facciamo che mi venga commissionato di utilizzare dei veri filmati per raccontare questo mondo che va a puttane. Io sicuramente, uno, vorrei avere innanzitutto materiale autorizzato, cioè nel senso, il fatto che stia online non significa che è autorizzato, il fatto che
una moglie che ha ripreso il marito fra le lamiere della sua macchina, no? Ferito, martoriato. Ma perché soprattutto mi verrebbe da chiedermi? Perché hai ripreso magari, tu? Perché magari l'hai ripreso perché volevi, che ne so, delle prove di quello che è successo. Ah, cioè, no, perché è veramente l'ultima cosa che farei. No, testimonianza, o magari sta in ambulanza, non lo so, sì, sì. O c'è qualcuno lì che lo ha fatto questo video. Ecco, tu sei sicuro che quell'uomo, se è sopravvissuto, o i parenti di quell'uomo vogliono che la sua immagine venga usata in quel modo, per esempio? Esatto. Perdonami, Domiziano, solo un secondo, faccio un ringraziamento alla Gioba Twitch che ci ha fatto un raid con 40 persone, grazie Gioba. Grazie, sono con Domiziano Cristoforo, che è un regista indipendente, nonché attore di teatro, performer, insomma, adesso stiamo parlando di alcuni personaggi che amano raccogliere insieme immagini reali di uccisioni per farne dei contenuti, possiamo dire, di intrattenimento alla fine, cioè, per le persone che sicuramente non hanno tutte le rotelle a posto, secondo me, questa è la mia lettura. Sicuramente. Scusami se ti ho interrotto, Domiziano. No, tranquillo. Quindi il discorso è questo. Innanzitutto vorrei del materiale utilizzato, poi magari si scriverebbe il film, si farebbe un lavoro di montaggio, si farebbe un lavoro di selezione del materiale, magari sceglierei una voce narrante che commenta, indirizza la visione verso una... come si dice, verso un senso, cioè, perché alla fine... Sì, mi veniva a dire, scusami, tu comunque daresti, cioè avresti un obiettivo che può essere o sensibilizzare oppure dare la tua visione di questi problemi, cioè non è buttare lì roba, non può essere un porno, lavoro, no? Sarebbe un lavoro, questo è un lavoro nel senso di lavoro, di ricerca, sarebbe il frutto di, allora lo chiami documentario, mettere insieme roba rubata online... e rivenderla, perché poi questo fa, la rivende addirittura spacciata. Scusa, è specifico perché è arrivato dopo, parliamo di filmati di persone uccise, ammazzate, morenti, incidenti, quindi cose che di dubbia provenienza, sia come diritti appunto, ma poi appunto disgustose da un certo punto di vista. Esatto, praticamente già l'averlo criticato qualche anno fa scatenò un polverone, perché io ho appellato, come ho fatto nel post che hai visto tu qualche giorno fa, queste persone che sono dei malati, malati secondo me senza neanche possibilità di cura, perché a me onestamente questo tipo di persone fanno anche paura, cioè per me sono dei potenziali serial killer, quindi a mio parere, ecco, cioè... Sì, che inquietino, e sono d'accordo, ecco, che siano inquietanti... Sono anche ossigeno, perché sta gente ha magari anche dei figli, conosco alcuni che hanno dei figli, conosco alcuni di questi che... si vantavano di aver visto questo film, dove tra l'altro ci sono molti maltrattamenti di animali, che poi fanno post continuamente col loro cane, col loro gatto, loro sono meglio di noi, sì, meglio di te sicuramente, cioè tu da padre di famiglia o da possessore di cane, cioè poi ti vai a esaltare in filmati dove si vedono bambini feriti, cani spappolati, torturati, eccetera. Cioè, sei un cazzo di malato, se si può dire. Allora, questo personaggio era sparito per un po', io speravo che fosse stato arrestato, invece qualche giorno fa è riapparso proprio dicendo che stava facendo una nuova compilation, stavolta utilizzando i filmati delle stragi di Hamas, e ringraziando Hamas per tutto il materiale gratuito che gli stava fornendo, e sotto... valanghe di commenti di questi soliti malati che io già vedevo nei gruppi horror estremi, e che qualcuno avevo anche nel mio profilo, che ho provveduto a eliminare all'istante. Ah, che bello, che figata, non vedo l'ora, quando, grande, sì, speriamo anche che fosse l'ultimo speriamo che le stragi continuino, così hai più cose da mettere, cioè. E ho fatto quel post perché ho voluto ribadire quanto schifo mi fa il personaggio, quanto schifo mi fa chi lo segue, è semplicemente questo, perché questo non è fare cinema, non è fare cinema, e non sarebbe fare cinema neanche se lui rubava scene d'amore dal web, fidanzati che si baciano, perché sarebbe la stessa cosa, cioè tu rubi dei video che non hai fatto tu,
di gente che non ti ha dato il consenso, li monti insieme e mi sembra, mi ricorda, giusto per alleggerire un po' anche, sì, perché veramente mi ha inquietato tantissimo tutta questa, questa faccenda. E purtroppo scoprire che lì dentro a questa melma, non volevo dire melma, c'è gente inaspettata, dice, c'è, gente, che... c'è gente che segue loro, che segue anche i miei film. A me ha dato molto fastidio, perché io faccio film estremi, ma sono film, e non faccio film estremi perché voglio sollazzare degli psicopatici, faccio dei film estremi perché anche il messaggio che passa attraverso i miei film è altro, ma vedo che c'è gente che, se io ho 10 minuti di tortura nel film che dura un'ora e mezza, quella gente sicuramente si guarda quel film solo per quei 10 minuti, così come quando uscì Red Crocodile vari personaggi accusavano il film di avere un uomo nudo dove si vede il pene per il film per tutto il tempo. In Red Crocodile è vero, l'attore sta nudo per tutto il film dall'inizio alla fine del film. Io mi sono voluto togliere una curiosità e ho messo insieme tutte le immagini in cui si vede il pene. Il Red Crocodile dura 85 minuti, ci sono 4 minuti di pene in video. Quindi tu, mi chiedo, negli altri 76 minuti... Posso averle quei 4 minuti? Sì. Grazie. No, magari se ti vedi tutto il film è meglio. Però, però ho messo altri peni nei tuoi film, quindi sono abbastanza, sì, soddisfatto. Però ti dico, cioè, se tu in un film di 85 minuti ti ricordi solo quei 4 minuti di pisello, evidentemente il problema è tuo, non è mio. Il problema è tuo, ce l'hai pure grande il problema, perché tu di quel film hai capito solo quella roba lì, perché tu stavi guardando solo quella roba lì, ti sei fissato solo su quello. Non voglio entrare in questo argomento che l'abbiamo già trattato, no? L'apparato, diciamo, il pene, il pisello, il cazzo, la vagina, no? Sono purtroppo non sono semplici parti del nostro corpo, ma sono, hanno dietro tutta una politica, è una roba che ci... Però in realtà ci sono semplici parti del nostro corpo. Esatto, cioè come l'ano, esatto. Servono, hanno delle funzioni, quindi... Sì. Vabbè, comunque, volevo alleggerire, perché tu hai detto, questa gente prende delle cose non sue, fa dei filmati, diventa popolare, perché allora mi è venuto in mente che adesso, forse tu non lo sai, su TikTok i film vengono, sai che TikTok sono dei video brevi, no? I film vengono presi e spezzettati in tantissimi TikTok e fruiti in questa maniera. Sì, no, mi è capitato di vedere delle scene di film. Allora, ti devo dire... Ci tengo a specificare, film interi, quindi viene fatta questa cosa per cui il fruitore segue un profilo che fa questa pratica. Quindi poi il film lo vede tutto a pezzettini. Beh, che devo dire, comodissimo. Cioè, nel senso che... In più vede verticale un film pensato... Allora, io non è che voglio fare giudizi se c'è gente che se li vede così, però... Direi a una persona che magari, allora, spezzettare un film TikTok mi sembra che abbia delle regole comunque di un minuto, no? Come quasi tutti i social, cioè anche Instagram non è che puoi vedere più di tanto. Puoi caricare più di tanto, quindi se tu mi spezzetti 90 minuti in 90, come si dice, 90 scene, cioè uno che se lo guarda così gli direi, ma non fai prima a vederti tutto il film? E me lo dovrebbe pagare forse. Ma a sto punto veramente scaricatelo. Se devi piratarlo, almeno abbi un po' di rispetto per chi ha fatto il film. A questo punto scaricatelo pirata, cioè nel senso, però te lo vedi tutto di fila, perché questo, stare a fare questa cosa ogni ma questo secondo me dipende dal fatto che io credo che si stia creando un'abitudine nelle persone di non uscire mai da un social, come se il social sia proprio la loro casa. E quindi non importa tanto il contenuto che c'è, ma io sto lì, quello che mi passa non me lo mangio. Come una... Guarda, io a volte, a me capita, è capitato, io devo dire che ne so, aprendo il video magari di un amico, poi automaticamente parte il contenuto successivo, no? E quindi ti ritrovi a vedere quasi casualmente cose che non sai che ti capita, che cosa... E spesso mi sono uscite fuori, per esempio, perché anche su YouTube e Instagram poi ci sono dei video linkati da TikTok, per esempio... mi è capitato a volte di vedere spezzoni di film, appunto sono questi minutini dove poi sotto senti sempre la stessa musica, ad esempio, quindi non è neanche la musica originale del film, ma è musica da TikTok praticamente, no? Però ti devo dire che, per esempio, a volte mi sono imbattuto un minuto qui, un minuto là, in film che conoscevo ma che non avevo visto,
che mi è venuta la curiosità poi di vedere tutto il film, non su TikTok scorrendoli, ma di andarmi a cercare il film intero. Quindi potrebbe essere da una parte una pratica buona per incuriosire sul film, di certo non me lo vedrei sul telefono in formato orizzontale diviso in 90 parti, cioè sì, sì. Diciamo dei film che avevo magari sottovalutato perché il trailer mi era sembrato abbastanza una strozzata, o magari perché proprio sulla carta non mi interessava, essermi imbattuto in questi piccoli estratti, piccole scene, mi hanno invece fatto venire la curiosità, perché ho detto diamogli una chance, sembra interessante. Ecco, forse oggi addirittura secondo me i film più che trailer si dovrebbe ritornare un po' come si faceva negli anni 70-80 a mettere proprio degli spezzoni di film, perché ormai i trailer sono tutti uguali, sono sì, sempre tutti un hai notato che sono anche molto spoiler tanti? Sono sì, proprio, molto più spoiler di una volta, no? Paranormal Activity, c'è cioè il finale del film nel trailer, anche perché è l'unica cosa in cui succede che dovevano esatto. mostrare. Però sì, è allucinante. Però per quello che dico, forse ecco, creare l'interesse... No, quello che sto cercando di dire è che tolgono anche l'interesse a un film interessante, perché ci sono dei film che poi sono effettivamente interessanti, che però presentati in quella maniera schifosa con tutti questi... flash, rumori, montaggio da te lo fanno passare come una cazzata di film, che tu automaticamente dici, vabbè, ma che è sta cazzata, non lo vado manco a vedere. E questo mi passò, per esempio, con il Macbeth di l'ultimo, di non mi ricordo il nome del regista, Wee qualcosa, quello con... Dio, l'attore che sta sempre nudo, che c'ha il nome anche che ricorda. Sei che tu l'attore che sta sempre nudo. Sì, aspetta, ora te lo dico. Quello di Shame, dai. Cazzo che mi stai... Ma poi io proprio cioè, non ricordo nulla. Intanto ringrazio Chico Piccio, grazie per il 100, che ti saluta. Fatemi uscire se non... Ah, Michael Fassbender, dai. Fassbender. Ah, ok, ok. Ok, di Justin Kurzel. Ecco, il trailer lo presentava come un, sembrava un action, un'americanata, diciamo alla 300 praticamente, e io non, che sono un fan del Macbeth in tutte le salse, dal Trono di Sangue a quello di Polanski, una delle poche cose che ho visto a teatro una volta era esatto. È stato proprio quello. Onestamente, vedendo quel trailer ho detto questa cazzatona me la risparmio. Poi una volta insomma hai visto detto, una scena detto, vediamolo. Ah. E il film è totalmente diverso, anzi è uno degli adattamenti. Quindi lo consigli? Lo consiglio altamente, sì, è, okay. È un adattamento molto intelligente, molto personale, che addirittura inserisce delle cose che non sono presenti nell'opera originale, ma lo fa con molta intelligenza, molto gusto. È molto bella anche l'interpretazione del finale, cioè della foresta che ti viene contro, no? L'hanno resa in una maniera molto molto intelligente e molto realistica, quindi è stata una sorpresa. Però quel trailer merdoso fatto per i Vinti Minchia sì, aveva totalmente respinto, per esempio. Quindi diciamo che sì, alla fine questo TikTok, certe cosine buone le sì, no, ma poi TikTok è sempre una discussione accesa qua, perché molti mi dicono vai su TikTok così fai qua, poi in realtà io non mi ci trovo. Mi piace tantissimo questa dimensione del poter parlare dal vivo, cioè, io penso che questa mezz'ora che abbiamo, un'oretta già che siamo qua, è stata super interessante. Non credo che TikTok, che è una cosa proprio unilaterale, è quasi un megafono, va bene per alcune cose, appunto per fare il megafono, quindi il megafono per il film, il megafono per il recensore, l'influencer, il ballerino, però non è poi il luogo dove tu trovi della qualità. Invece io penso che qua trovi della qualità ed emerge anche chi non ha niente da dare, chi ce l'ha, no? A un certo punto questa cosa viene fuori. A proposito di Macbeth, perché poi non voglio andare troppo in là, volevo sapere da te perché, non è che secondo me ci deve essere sempre perché, ma magari c'è, perché non fai più film horror per adesso o per sempre, non lo so, film o film horror comunque, e sei tornato a un tuo vecchio, la tua vecchia professione che è l'attore, poi correggimi tu, se fai anche regia di teatro
o scrittura di spettacoli. Essendo un attore danzatore, più che regia parliamo di coreografia alla fine. Sì, ho sempre lavorato, ecco, come attore ho lavorato pure per altri, quindi sì. Però diciamo che nei miei spettacoli chiaramente mi seguo tutto io, questo sì. Tanto ti faccio i complimenti per la, non so se le devo fare a te o a qualche tuo collega, per la fotografia, perché questo spettacolo ha veramente una fotografia che neanche, cioè tanti film non ce l'hanno, quindi è veramente già così, anche solo proprio con immagini ferme, è molto bello, è molto emozionante. Poi allora in realtà questo che stiamo vedendo, che si chiama Extrasensorial, in realtà questo, come gli altri spettacoli, nei video che vediamo sono ricostruiti, cioè nel senso le nostre performance avvengono a lume di candela e luce verde. Ah, ok, hai ricreato per far capire, cioè sono dei trailer fondamentalmente. Sì, luce wood e luce di candela, quindi hanno anche un impatto più profondo forse, no? Sì, diciamo nel buio della sala, delle persone, cioè con le persone, con il silenzio, eccetera, eccetera, c'è una dimensione di... Ti interrompo, sì. Ma mi interessa. Il buio è un elemento fondamentale, quindi, cioè ciò che non vedo, lo spazio vuoto, l'oscurità, l'ignoto. Beh, aspetta, ti aiuta. Non è buio nel senso che con la luce di candela e con la luce wood poi in realtà emergono e si sottolineano molto di più le figure, solo che ti è richiesta una partecipazione, cioè nel senso questi non sono spettacoli passivi, sono spettacoli dove il pubblico... Allora non verrò mai, perché poi io le robe del coinvolgo... No, non c'è coinvolgimento dove il pubblico deve interagire, ma il pubblico deve partecipare, nel senso non è solo uno spettatore passivo che guarda, cioè devi elevare tutti i tuoi sensi, dall'udito alla vista, all'emozione, perché non è tutto spiattellato lì, capisci che voglio dire? Certo. Quindi si crea una dimensione in cui sei costretto a entrare, a focalizzarti, a concentrarti. Ma posso farti, adesso questo, il parallelo col cinema è d'obbligo, nel senso che il cinema dovrebbe... il buon cinema, no? Con un bel impianto, un bel cinema, il silenzio in sala, uno schermo grosso, dovrebbe essere un'esperienza molto più avvolgente, ma poi alla fine non lo è mai, perché alcuni cinema fanno schifo, perché c'è la gente col cellulare, perché ti guardi i film a casa sul tablet, cioè, quindi ti chiedo, domanda stupida, ma qualcuno ha mai osato tirar fuori il cellulare o cose del genere? Guarda, nell'ultima performance sì, perché però l'abbiamo fatta in un bar ed è stata un po' una sfida, perché il titolare di questo bar era produttore di teatro a Madrid, noi abbiamo fatto lo spettacolo qui, lui è rimasto molto colpito, conosceva la danza Buto e ha voluto, ha un bar qui, ha detto trasformiamo il bar in un teatro. È stata un po' una sfida, perché appunto noi che lavoriamo in ambienti molto, come si dice, molto raccolti, in questa bolla, no? Farlo in un bar dove la gente magari beve, eccetera, eccetera, era un po' una sfida. I primi 5 minuti c'era chi riprendeva, anche perché noi siamo nudi in scena, quindi comunque chi fa la foto, chi ti riprende, chi ridacchia, chi si scandalizza. La performance dura 40 minuti, ecco, i primi 5 minuti c'era questo momento di sconforto, di panico, di curiosità comunque, poi tutti i telefoni stavano giù, tutti i drink stavano sui tavoli e per 35 minuti non si è sentita volare una mosca, e questa è stata una cosa molto bella. Perché è un po' una vittoria da attore che sta sul palco per te, no? Ma in realtà io penso che se tu offri un qualcosa di qualità, cioè tu facci caso, se c'hai un bravo performer per strada, la gente si ferma, e se ne fermano due, si fermano quattro, poi alla fine lo stanno a guardare in 50. Se è bravo questo succede, se non è bravo la gente tira dritto, e questo passa anche a teatro, cioè io adesso non è che dico perché sono bravo o non sono bravo, però diciamo che il teatro, se lo fai,
devi avere le basi per farlo. Ed è un po' il motivo per cui sono tornato appunto al teatro, perché oggi effettivamente sembra che un pochino tutti possono fare il cinema indipendente e c'è molta confusione fra il cinema indipendente e il cinema amatoriale, che invece sono due cose molto molto differenti. E in questo calderone dove ti tirano dentro per forza, ecco, in questo momento io mi sento invece di volerne uscire fuori. E non è per snobberia, ma è perché io comunque ho lavorato tanto, ho fatto un percorso, ho fatto delle scelte e purtroppo non sono quello che si è comprato la telecamera o il telefonino 4K e da domani ho iniziato a fare i film. E non posso essere messo su questo stesso livello di gente improvvisata che fa prodotti, tra l'altro, fossero belli almeno o meno pure, ma fanno prodotti veramente discutibili, ma che hanno la loro schiera di seguitori, perché magari regalano i film, perché magari sono più simpatici di me e quindi automaticamente diventano capolavori. Non mi interessa stare in questa competizione, ecco. Tu mi leggi le domande prima, che perché ogni cosa che diciamo in modo proprio armonioso finisce su una domanda che avevo scritto un po' diretta, perché tira dentro un po' il pezzo di anche di come si vive il cinema oggi, no? Io avevo scritto che oggi si fanno tanti film in più, chiaramente per una questione appunto di piattaforme, per la possibilità di farli, no? Per cui ci sono i film mainstream belli, brutti, poi ci sono i film indipendenti, poi ci sono i film amatoriali. La facilità dei costi e i costi ridotti fanno sì che molti abbiano la possibilità di mettersi lì e dire ho fatto un film, no? Questo, io che sono un po' uno di quelli che quando è arrivato internet, no, a me piaceva il cyberpunk e pensavo a internet come il luogo della libertà, no? Invece è diventato l'esatto opposto, no? È diventata la prigione dell'umanità, purtroppo, perché poi tutto ciò che ha dei potenti che possono controllare. Però ti chiedo, il fatto di avere la possibilità di fare i film, da una parte io l'avevo come una libertà, cioè nel senso è qualcosa che dà a tutti la possibilità di farli, no? Non è più l'elite basta, però al contempo crea l'elite, intendo che se non hai la fortuna di far parte di o di essere trovato da un mecenate che ti aiuta, cioè non è proprio per tutti. Dall'altra parte però si crea veramente una quantità di materiale immondo, che male fa tutto questo, tutti questi film brutti amatoriali mescolati con film indipendenti belli, brutti, e anche i film mainstream sono brutti, no? Allora, non fanno male, nel senso che se basta pensare alla Troma, e la Troma Video è stata ed è tuttora la dimostrazione di come anche il trash più amatoriale sia diventato un marchio, eccetera. Però era il film Troma, cioè se io compravo da Troma sapevo che cosa andavo a prendere. C'era una differenza, cioè Troma difficilmente avrebbe fatto... avrebbe distribuito Orson Welles, ecco, tutt'altro. Quindi non fa male a nessuno, tutti fanno bene a fare quello che vogliono, però c'è una cosa, c'è una differenza, cioè visto che tu mi segui su Facebook, no? E vedi un po' i miei post, non so se hai visto quello di Laura la fotografa di moda. Qua ci vorrebbe la foto da passare qui. Aspetta, vedo se riesco a trovarlo intanto. No, te la trovo io. Allora, perché diciamo che ci fa un pochino. Laura fotografa di moda, che poi in realtà io avevo detto forse il correttore si è sbagliato col telefono, lei voleva scrivere fotografa di merda, ma le è uscito fuori fotografa di moda. Allora, perché questo un po' rappresenta un pochino tutto il concetto di quello che accade oggi, cioè tu fai bene a fare quello che ti senti, però non sta bene né mescolarti, confonderti con i professionisti, cioè nel senso non è perché tu hai fatto un film come molti fanno oggi e si sentono già tutti Orson Welles, e non è che hanno fatto un film buono, hanno fatto magari veramente un film scadente, oppure appunto la gente ti automaticamente ti considera,
Cioè, oggi i siti che parlano di cinema non sono in mano a dei critici, per la maggior parte, parliamoci chiaramente. Cioè, è per questo che posso lavorare anch'io. Possono scrivere, allora, perché sono peggio di me. Non voglio fare nomi di testate illustri, ma sono ogni tanto io mi ritrovo delle persone che qualche anno fa mi seguivano, mi piace il tuo cinema, io studio non so che, però mi piacerebbe fare un film. Ma di punto in bianco ho iniziato la mia collaborazione come redattore per questa testata. Cioè, da un giorno all'altro questi non è che studiavano giornalismo, critica, il DAMS, no, facevano tutt'altro, c'erano la passione dei film, quindi ho visto tanti film, sono critico. E io, come rispondo sempre, mangio tanto pesce, sono un delfino. Cucino tanto, sono un cuoco. No, cioè, non è perché hai visto tanti film che ci capisci di cinema, perché dipende anche come li vedi e cosa vedi. Anche perché sta gente vede solo i film che gli pare a loro, quindi un appassionato di cinema, una persona che ha cultura di cinema, in realtà vede tutto, non vede solo il film che ti pare. E questa è la stessa gente che poi ti dice che un film di prima degli anni 2000 è un film vecchio, o che ti dice che Lucio Fulci faceva effetti speciali ridicoli. Cioè, a parte che Lucio Fulci non ha mai fatto effetti speciali in vita sua, semmai erano... Però, insomma, diciamo che fra gli effettisti di Fulci c'avevamo Giannetto De Rossi o Rambaldi, quindi non è che stiamo parlando proprio degli ultimi arrivati. Quindi è gente che purtroppo ha dei gusti e li incanala, dei gusti e delle passioni, che va benissimo. Però un gusto e una passione non fanno di te né esperto né un critico. Allora, per quello che ti dico, questi emergenti hanno amici che poi fanno il filmetto col cellulare, e dal giorno dopo tu ti ritrovi le testate, anche illustri, con l'articoletto dell'amico che dice: l'erede di Tarantino, il nuovo giallo all'italiana, il capolavoro di... L'erede di Domiziano non c'è ancora? L'erede di Domiziano? No, per fortuna no, meno male. Ma io, guarda, finché c'è tutta questa, come si dice... questa omofobia in giro, io la sfrutto, nel senso che da quando ho capito che un uomo nudo faceva molto più scandalo che una testa decapitata, mi è capitato, mi sembra, con il nel primo film, mi si è confermato nel quarto, ho deciso poi di andare su quella direzione. Cioè, nel senso, che metto a fare ancora le donne nude nei film quando sono quasi tutti film? Tanto le donne nude le trovi ovunque, no? Esatto, esatto. Però quello che mi chiedevo sempre era: perché tutta questa paura nel mettere un uomo? E questa è la cosa. Ma la risposta più facile è perché forse hai paura che ti piaccia, semplicemente. Non lo so, guarda, non lo so. Fatto sta che questa tecnica mi ha fatto alla fine poi... come si dice, spiccare nell'ambito indipendente, perché laddove per esempio tutti facevano i film sulla necrofilia con la donna che si scopava i cadaveri, io ho fatto il primo film sulla necrofilia con l'uomo che si scopava il cadavere. Tra l'altro, parliamone, erotic si parla. Ma il cadavere ha subito, hai dichiarato che non ha subito violenze, eccetera. Il cadavere ha subito molta violenza. No, in realtà il cadavere ha ricevuto molto amore, bisogna dire. Ha ricevuto molto, molto amore. Ma c'è stata un'esplosione di polemiche, ovviamente, per il nudo, per l'estremo, così. Allora, il problema non era tanto vedere un uomo che si scopa un cadavere putrescente, anche coperto di vermi, ma il fatto che si vedesse che era un uomo a farlo, perché finché lo faceva una donna in Necromantic, certo, andava tutto bene, non si sa per quale motivo la donna può fare tutto. L'uomo invece, oddio, tutto ciò che è malvagio può fare, tutto ciò che non è moralmente corretto. Quindi oddio che schifo, ma soprattutto film gay. Ma qualcuno ha detto che quel cadavere ridotto ormai quasi a uno scheletro coperto di vermi era di un uomo? Io non l'ho detto nel film, cioè non, anzi addirittura... Sì, perché non avendo più la carne non si capiva neanche se era un addirittura uomo. Il film lascia sospettare che potrebbe essere il cadavere della madre di lui, quindi semmai incesto. Quindi è Norman Bates, irrisolto con sua madre. Potrebbe, perché nel sequel, per esempio... c'è proprio un richiamo molto... il sequel che non si è più fatto, perché io mi sono poi ritirato,
c'era proprio questo richiamo a Psycho con questo rapporto con la madre. Quindi, ecco, il discorso è, allora, perché se c'è un uomo nudo in scena automaticamente il film diventa un film gay, quando c'è una donna nuda in scena non è mai un film lesbo? Cioè, non capisco il senso della cosa, cioè, perché il film con l'uomo nudo ti fa diventare gay a te che lo guardi? Però, ricordiamo... Probabile. Però tra l'altro i fan dell'horror sono anche donne, quindi non è che questi film poi sono fatti solo per uomini, anzi magari io li faccio proprio per un pubblico femminile, che ne sapete? Cioè, nel senso, cioè dare un appellativo, una connotazione sessuale a un film dove non è neanche quella la tematica, nel senso che fatto sta che poi per pareggiare, per divertirmi e per pareggiare tutte queste polemiche gratuite, ho fatto Confessioni di una necrofila, dove praticamente ho fatto erotica femminile, dove stavolta abbiamo una bella bionda che è necrofila, come vuole la tradizione, e quindi ho fatto vedere che sono capace anche di fare il film con la donna, cioè non è che non sono capace, che purtroppo Confessioni di una necrofila non ha avuto lo stesso successo che ha avuto erotica. Perché non c'è stata la polemica che... Ma perché sai, alla fine una donna nuda che si scopre che c'è il Necromantic 1, c'è il Necromantic 2, c'è il Necrophil Passion, c'è in quasi tutti i film sul tema, quindi voglio dire, è qualcosa che se vogliamo già visto. Io ho cercato di concentrarmi in quel caso su altri aspetti psicologici della necrofilia, quindi... addirittura mostrando, dire, lei è una tanato esteta, quindi i primi rapporti addirittura li ha con dei corpi che non sono neanche decomposti, quindi sembrano quasi dei dormienti, no? Anche molto belli, quindi c'è questa rottura dello schema della necrofilia dove ci deve essere questa figura del morto disgustoso, no? A tutti i costi, certo. Quindi mantiene una sua ricerca. Ma forse è anche più ambiguo, perché essendo morto ma non disgustoso è anche più attraente per lo spettatore, quindi un pensierino ce lo farebbe spettatore, no? Chissà, però fatto sta che c'era un bel fumetto di Magnus, non so se l'hai letto, un bel fumetto di Magnus su una necrofila, bellissimo. No, veramente. No, perché ti devo dire che poi in tutto ciò la necrofilia per esempio non è un argomento che mi interessa, nel senso che io come regista di film estremi l'ho già detto altre volte, eccetera. In realtà io non guardo film estremi, cioè non sono un appassionato di film estremi. A me piace il cinema, non mi piace il cinema, solo un tipo di cinema. Mi piace l'horror, ma per esempio l'horror estremo non è il mio genere preferito. Io ho visto... Però l'horror è comunque uno dei tuoi generi preferiti, non il cinema estremo, dico l'horror proprio il classico horror. Guarda, tra i miei registi preferiti, fra i miei film preferiti, ci sta Lucio Fulci, per esempio, e Squartatore di New York, Zombie 2, Quella villa accanto al cimitero. Anche degli americani, ti prego, inglesi, perché voglio sapere, per curiosità, anche sapere come... Americani o comunque stranieri, i miei registi preferiti sono Roman Polanski, sono al di là dell'horror anche, però chiaramente... Rosemary Baby o L'inquilino del terzo piano, se li vogliamo considerare horror, sono fra i miei film preferiti. John Carpenter sicuramente. Infatti volevo chiederti, perché voglio anche metterla più leggera questa cosa, parliamo di snuff movie, di morti ma invece i franchise che diciamo ti piacciono, ti stanno, cioè i franchise tendono sempre un po' tutti a andare degenerando, no? Però un franchise che ti può stare simpatico, che preferisci, tipo Halloween, Nightmare, La bambola assassina, ce n'è qualcuno che ti sta, cioè che ti sta un po' più simpatico, ti guardi? Ma diciamo che qualitativamente parlando penso che sia innegabile che i sequel migliori per quantità e qualità li ha avuti Alien, dove ogni film a suo modo è sempre stato molto dignitoso. Onestamente ti devo dire che di Halloween dopo il 3 ho smesso di seguire, tra l'altro il 3 mi piace molto nonostante sia molto diverso, non mi interessano tutti i vari, le varie reinterpretazioni. Quindi il 2 ti è piaciuto, che era molto... come dire, scolastico fatto bene, no? Cioè... Sai cos'è il problema di Halloween? È che
è il film forse più inutile su cui fare remake, perché alla fine sono, cioè, non sono neanche brutti sequel, no? Perché non puoi dire che Non sono si presta, brutti. dici? Tu c'hai, la storia è che nella notte di Halloween c'è uno con quella maschera, con quel coltello che ammazza gente, possibilmente sempre la Pora Lodri da inseguire. Ogni film, la storia è sempre questa. Cioè, non succede nient'altro, che sia il 4, il 5, il 6, il 18, è sempre la stessa roba. Cioè, Michael Myers fa sempre la stessa roba. Non è Venerdì 13, dove bene o male ogni omicidio addirittura è creativo. Quindi tu Venerdì 13, pure lì, le coppiette vanno a Crystal Lake, le coppiette che scopano vengono decimate. La storia è sempre quella, ma ogni volta c'è una grande creatività splatter negli Un po' omicidi. come sono che si inventa il macchinario ogni volta. Esatto, esatto. Diciamo che è un po' più debole la trama, ma è anche più di intrattenimento proprio il film, mentre Halloween è un bel film proprio, cioè Sì, funziona. Halloween il primo è un ottimo film, appunto, un ottimo slasher, non aveva bisogno di altro, insomma, quindi Certo. ci si poteva fermare là. Ti A ripeto, proposito di Venerdì 13. un altro film, secondo me, ma anche secondo alcuni che mi seguono, ne abbiamo parlato, che si presta poco al remake, è proprio, scusate, al remake, al sequel, è proprio L'Esorcista, no? Cioè, è proprio questa unicità del dramma di questo dramma familiare, no? Che sembra quasi tutto esaurirsi lì. Poi io Allora, dicevo sempre, poi ti lascio parlare, sì. perdonami, dicevo che secondo me nell'Esorcista è molto bello il tema del sacrificio, cioè io devo spendere qualcosa per ottenere quella felicità, quindi qualcuno deve morire e i due preti muoiono. Scusate lo spoiler, si spera che qua siamo tutti abbastanza grandicelli. Per cui è ingiusto nei confronti anche dello spettatore dire sì, ho speso Padre Carras, però rifaccio un altro film. No, allora così non ha più senso, non ha più valore. Cioè, il sacrificio è una volta sola, no? Bisogna dire che l'esorcista, intanto c'è Vittorio che sta iperventilando, Lui è un grande evidente. fan di Halloween, però secondo me era abbastanza d'accordo con te. Non so se stai Respira iperventilando per l'eccitazione o perché non è d'accordo. piano. Ma io non ho detto che sono brutti film, ho detto che sono quasi tutti la stessa cosa, perché No, io purtroppo ne parlo peggio, nel senso sì. che. L'esorcista ha generato dei, come si dice, degli omaggi, delle copie, però insomma, diciamo che a me non piace chiamarli copie, perché si è tanto parlato di copie, per esempio, per l'Anticristo, per Chi sei, per La casa dell'esorcismo di Bava. Non sono copie, perché in realtà questi film sono film che sì, prendono a piene mani dal filone esorcistico, le bestemmie, il vomito verde e quello che vuoi, ma sono dei film totalmente autonomi, che non hanno nulla a che vedere con Reagan e la sua storia, e sono tutti degli ottimi film, per esempio, Ma la bimba, ne possiamo citare una, ma cioè l'esorcista ha generato una serie di film esorcistici che sono veramente Un notevoli. Io po' per come esempio. Halloween 3 hanno un po' una loro esistenza a parte, quasi, no? Esatto, esattamente, che tra l'altro Halloween 3 è proprio nello spirito di quello che Carpenter voleva fare con questa serie di Halloween, cioè dei film dove si racconta lo spirito di Halloween, non di un maniaco. Poi ha avuto talmente tanto successo, appunto, la figura da perpetuarla. Okay. Però ecco, se l'esorcista ha generato dei cloni, che ripeto, io non amo chiamare cloni perché effettivamente non lo so, forse c'è quella copia bollywoodiana, indiana, che ricalca passo passo il film in maniera anche comica, se vogliamo, no? O l'esorciccio, se vogliamo, è un clone diretto dell'esorcista, però è una parodia, chiaramente. Però tutti gli altri film vivono di vita propria, e io devo dire che per me l'Anticristo di Martino regge veramente testa all'esorcista di Friedkin, nel senso che vanno in direzioni molto opposte, sono molti diversi. È di posseduta anche, sì, è vero, Devo però andare un po' racconta la storia. velocino Sì. adesso perché ho due domande che mi interessano molto.
Però una battuta veloce su L'Esorcista, che saprai che è un film osceno, questo nuovo film. Non so se hai visto qualcosa o te l'hanno raccontato. Sì. Comunque è una cosa oscena, però continua ad essere adesso, da quando è fuori, in testa al box office italiano. Che problema ha il pubblico italiano? Cioè, il problema veloce, perché poi è un'altra domanda importante. Non sta andando comunque benissimo, diciamo. Il problema è che mancano un sacco di film, quindi non c'è molta... Cioè, sicuramente se ci fosse stato un altro bel film da vedere... sono abbastanza sicuro che fra le due opzioni avrebbero scelto l'altra. Diciamo che genera anche curiosità, io pure l'ho visto per curiosità, non perché mi aspettassi niente di buono, ma perché, perché in qualche modo a livello antropologico è giusto studiare i meccanismi che portano a fare cinema oggi. Purtroppo non mi ricordo chi è che diceva questa frase, quando parliamo di un grande autore del cinema del passato, non mi viene il nome perché purtroppo ho la memoria di un pesce rosso, ma diceva: quando il film, quando tu fai un film perché vuoi insegnare qualcosa a qualcuno, hai già sbagliato il film. E questa regola è grande, perché il film si deve fare se hai qualcosa da dire innanzitutto a te stesso, poi chiaramente viene anche il pubblico, però tu non puoi fare un film costruito a tavolino, perché The Believer è un film costruito a tavolino per accontentare tutta questa serie di nuove... E poi non accontenta nessuno, alla fine. Come dici tu, L'Esorcista è un film sul sacrificio. In questo nuovo film manca il sacrificio, manca il senso di sacrificio, ma soprattutto manca la logica. Cioè, laddove c'è una grande scrittura dietro di un grandissimo autore, tu... Allora, se a me affidassero un sequel dell'Esorcista, magari forse non direi no, perché come fai a dire no a una cosa del genere? È impossibile. Però cercheresti di farlo... Ma magari lo farei scrivere a un premio Nobel per la letteratura, capito? Cioè, non lo scriverei io, sì. Ma che cazzo... Ma io quando ho criticato il film, infatti, sono andato a vedere su IMDb chi ha scritto questo film, ed è imbarazzante chi sono gli sceneggiatori. Ma non è imbarazzante quello, è imbarazzante chi l'ha prodotto. Sì, sì, quello intendevo. Cioè, chi ha scelto... Perché io posso scrivere qualsiasi cosa, ma se c'è qualcuno che me la fa fare, è la colpa è tua, certo. Perché sei ignorante, c'hai i soldi, ma sei ignorante. Perdonami, devo essere... oggi sono un pochino più rompiballe sul tempo, perché poi devo tornare a lavorare, purtroppo questo è il mio orario, la mia pausa pranzo, che spendo così praticamente. Però c'è una domanda bella che volevo farti, perché tu hai lavorato tanti anni come regista, come tantissime cose, e ti voglio far fare un po' il papà in questo momento. Cioè, che consiglio daresti a un ragazzo che oggi vuole fare il regista? E queste sono domande che sembrano facili, ma sono difficili, vero? Ma più che altro no, non lo so, nel senso che non... Ma anche come atteggiamento, non che devi andare a fare quella scuola, proprio come, che tipo, diciamo, di approccio... Diciamo, non mi piace dare consigli, come tu forse saprai, ho lanciato tanti giovani a fare questo mestiere, se non li ho lanciati li ho però molto aiutati. E mi hai dato quella non spinta, però l'accompagnamento per iniziare, no? Beh, diciamo che i primi film distribuiti, i primi film ufficiali, per esempio, cioè Reda Eli li ha fatti con me, Lorenzo Dall'Ante Zanoni, cioè insomma tanti sono stati, quindi diciamo che ho seguito tanti. A volte dare consigli è stato controproducente per me, nel senso che sembra sempre che tu sei geloso, invidioso, e questa è una immagine che di me, per esempio, pare che sia passata spesso, cioè che io sono geloso, invidioso, ma io come potrei essere geloso, invidioso di altri se sono l'unica persona che nel cinema indie italiano ha creato una decina di antologie, se non oltre Fobia e Il Gatto Nero, eccetera, eccetera. Ma poi dei tuoi film si parla ancora, nel senso, io credo che... Ma dove ho racchiuso oltre 50 registi emergenti. Quindi come fa uno che crea, l'unico che crea delle antologie e ci infila dentro emergenti alla prima prova, a pensare, come si fa a pensare che io possa essere invidioso del successo di altri se do spazio agli altri? Diciamo che a volte, stando in questo ambiente da molto prima...
perché io prima di essere regista, sì, ero attore, sono danzatore, quello che vuoi, ma ho lavorato molto in produzione anche. Io ho lavorato come aiuto regista, ho lavorato come truccatore, costumista, effettista, per molti film, dalla Eagle Pictures a vari, ho lavorato per Romano Scavolini, per Cristo Zanussi, quindi io sui set dei film seri, ufficiali, ci sono stati, cioè ci sono stato e non solo su quelli. Quindi conosco l'ambiente e conosco anche molte persone, quindi quando io magari dicevo occhio a questo tipo di meccanismo, perché questo tipo di meccanismo porta per forza di cose a questo risultato, occhio a questo tipo di persona perché è conosciuta, sembrava sempre che tu rosicavi o volevi scoraggiare, e poi dopo il tempo, e non solo il tempo, i fatti hanno sempre dimostrato che avevo ragione, ma perché è chiaro, se una persona frega 9 persone, non è che tu sarai la decima fortunata, fregherà anche te. Certo. Avevi ragione, non ti ho ascoltato. Sì, quindi sai, dare consigli. Io il consiglio che posso dare... Anche a me ha dato, non li spoileriamo, però anche a me Domiziano ha dato dei consigli, e io poi dopo anni mi sono trovato a dire, sai che c'avevi proprio ragione. Ma perché la gente vabbè, non però, cambia purtroppo. C'hai anche la tua età, io ti vedo come Gandalf. Esatto. Ti vedo come Gandalf, io sono Frodo che un po' va a sbattere qua, no, ma anch'io sono abbastanza vecchio ormai. No, ma ti dico, io ai giovani che vogliono fare il regista, ma anche ai meno giovani, perché c'è anche gente che a 50, 60 si sveglia e dice voglio fare il regista, io dico fatelo perché è giusto che sia così, cercate di rimanere però umili, cercate di studiare, perché per fare qualsiasi cosa bisogna studiare. Cioè, l'unità anche per rendersi conto di quanto può essere brutto ciò che si è... Cioè, il problema secondo me è che quando si fa qualcosa di brutto e non si è umili, non ci si rende conto neanche di che bisogna migliorare quello che si ha davanti, no? Ah, io per esempio ho fatto dei film brutti che non sono magari sempre dipesi da me i risultati, perché io sono una persona per esempio molto meticolosa, però quando... è molto meticolosa e molto critica, però per esempio quando tu fai un film, io mi sono ritrovato a fare la comparsa su un film di Francesca Archibugi, per esempio era la 18ª settimana di riprese, immaginati, e non era finito ancora, un film con Albanese, e, 18 settimane, e io ho visto come lavorava per esempio lei, e ho imparato molto. Io sono una persona che sui set anche degli altri è andato a fare tutto, dal microfonista, cioè no, perdonami, dal reggere l'asta del microfono al microfonista, alla comparsa, a altre cose, all'attore o quello che vuoi. Non faccio come molti fanno oggi, purtroppo è una cosa che mi dà molto fastidio. Ah no, io la comparsa non la faccio, io faccio solo ruoli, camei, certo. Oh no, io l'aiuto regia non lo faccio, io faccio solo... Fate male, perché andare su un set, se la tua passione è il cinema, ci vai anche a spazzare sopra un set. Io sono andato, certo. Andavo solo a guardare i film di Lenzi, perché mi aveva concesso di andare a vedere le riprese dei suoi film, e io andavo lì solo per guardare, e ho imparato tantissimo da quello che vedevo. Allora, se hai una passione, piuttosto che fare la comparsa vado a fare il cameriere, no, piuttosto che fare il cameriere vai a fare la comparsa, perché uno, stai nell'ambiente che tu dici di amare, due, ti pagano più che fare il cameriere, e tre, impari sempre qualcosa. Beh, allora dei consigli ne hai dati alla fine, sì, alla fine l'umiltà. Ho cercato di rimanere fino all'ultimo secondo, quindi rimane un minutino se c'è qualcosa che vuoi dire e poi facciamo un ride. No, in particolare niente. Ok, a me piacerebbe riaverti, perché mi piace l'idea di parlare così. Ci sono tantissime robe che volevo chiederti, ma poi il tempo non c'era, però non siamo neanche andati lunghissimi sulle cose. Ottimo. Quindi ti ringrazio, faccio partire un ride. Ti ringrazio, spero di... Ti sei divertito? Molto. Sì, dai. Noi ci divertiamo sempre. Sono contento che sei venuto qua e poi parleremo anche un po' di più degli ultimi film che hai fatto, che mi interessava un po' come era andata, eccetera. Poi volevo parlare anche un po' di Tetro Video, non so se ti garba come cosa. Beh, allora dai, se ti va, ti riporto qua, mi faresti un grande piacere. Va benissimo. Grazie Domiziano, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.